chiedo a questo punto quanto manca alla mezzanotte. Quanto manca? 6, 5, 6, 4, 3, ci siamo, 2, 1, è finita! È finita, signori, è finita! Buona fine! Buona fine a tutti! È finita, signori, è finita! Era un mondo di merda ed è finito! È finita! Finita, signori, finita! Il mio pensiero va a quegli anziani, alle persone meno fortunate che stanno trascorrendo la fine del mondo da soli, ma basta con queste cagate, tanto è finita! Étonnez-moi.
Non vorrei crepare prima d'aver visto i cani neri del Messico che dormono senza sogni, scriveva Boris Vian. Poi scriveva: non vorrei crepare prima di aver conosciuto la lebbra, eccetera, eccetera, e tante altre cose. Anch'io prima di crepare vorrei fare qualcosa di importante. Per esempio, io prima di crepare vorrei buttare la bomba al Parlamento. Nel senso che mi sembra una cosa giusta, civile. Ecco. Per buttare la bomba al Parlamento, la prima regola è arrivare in Parlamento, ovviamente. E per arrivare in Parlamento potrei andare in macchina, però io abito un po' lontano dal Parlamento, un po' molto in periferia. E poi penso, immagino che quella sia proprio zona a traffico limitato, non mi fanno entrare. Non posso andare neanche con i mezzi pubblici, perché stando in periferia dovrei prendere un autobus. E da me passa un autobus ogni 40 minuti, se salta una corsa significa che aspetto un'ora e 20. Poi c'è la metropolitana, prendi la metro... mi sa che si deve arrivare tipo a Repubblica o Termini, poi c'è un altro autobus, se non è proprio finito il mondo, diciamo, quantomeno è caduto il governo, così penso che vado in bicicletta, monto in bicicletta e pedalo, quanto è lontano il palazzo del potere, pedalo, così penso che domani sul giornale scriveranno terrorista ecologista, tipo attentato impatto zero in un certo senso, pedalo, finalmente arrivo nella piazza del Parlamento, quella che vediamo in televisione, nelle fotografie sui giornali, scendo dalla bicicletta, la leggo perché è zona dei ladri, e poi vado verso il Parlamento e penso, sicuro che c'è il portiere, sta pure a casa di mia nonna, dico la garbatella, il portiere, figuriamoci se non sta là, e se il portiere mi ferma che dico? Mica gli posso dire vado a buttare la bomba, e invece no, mi sa che gli dico proprio vado a buttare la bomba, che lo prendo come si dice, in contropiede, no? Alla sprovvista, quello sta lì, traccheggia, io entro e butto la bomba, allora so la risposta, se mi ferma gli dico la verità, entro e infatti c'è il portiere, che sembra pure quello di casa di mia nonna. Comunque vado verso il portiere, lui mi ferma, adesso mi fa la domanda, io gli dico a buttare la bomba, lui mi ferma e mi dice se vuole entrare deve mettere la giacca. Dico, ma veramente io la giacca? Dico, non ce l'ho una giacca. Lui mi fa, bisogna entrare con la giacca qua, è un fatto di etichetta, insomma, di eleganza, si entra con la giacca. Dico, ma io sono proprietario, non ce l'ho la giacca. Lui mi dice, che vuol dire? Pure io sono proprietario, sono da garbatella. E dico, vedi, della garbatella. Dico, come facciamo? Io devo entrare per forza. Lui mi fa, se vuole... ce n'ho io una a disposizione, gliela posso prestare. Dico, vabbè, io porto la 46. Lui mi fa, non stiamo a boutique. Io sono solamente una 54. Dico, ma la 54 io sono un pagliaccio. Mi sta grossa. Vabbè, non importa, me la metto. Meglio ancora, se sono un pagliaccio, entro, tutti ridono, io butto la bomba e ride bene chi ride ultimo. Ci faranno le magliette, come ci che va la sta vittoria sempre. Ci farà la faccia mia con la giacca, la deficiente, ride bene chi ride ultimo. Così mi metto sta giacca da clown e sto per entrare, il portiere mi ferma di nuovo, mi dice... me la fa almeno la cortesia di dirmi dove sta andando, io rispondo a buttare la bomba e lo frego, e lui mi dice sì vabbè però attendo al suo turno, dico il mio turno, e che c'è stato, dico una fila da rispettare, lui ride, mi fa ecco un altro che si pensa di essere il primo che gli è venuto in mente di buttare la bomba, dico non prenda in giro, dico aspetto il mio turno, dico sono un bravo cittadino, infatti entro e c'è un sacco di gente, però una fila per proprio non c'è. E non c'è neanche, sai, la macchinetta quella con i bigliettini di Minacode. Allora uso la tecnica quella del dottore, del medico. Dico, chi è l'ultimo? Si gira uno, un signore con una barba grossa così. Mi dice, io. Dico, ma guarda che barba. Dico, ma lei è anarchico? Lui mi dice, no, ma che è anarchico? E che so 6 mesi che aspetto per buttare la bomba. Mi è cresciuta la barba, lo vedi che si è meravato. Poi mi passano avanti. Dico, 6 mesi per buttare una bomba? Dico, che schifo. Se fa prima, arriva a fare una TAC, una risonanza magnetica. Lui mi dice, se vuoi anarchico, sta lì giù. È vero un signore anziano, anzi proprio vecchio vecchio, con una barba grossa così, capelli lunghi, c'ha il mantello, proprio a ruota da anarchico, anche il fiocchetto da anarchico, e la bomba rotonda con la miccia, proprio da anarchico. Dico, ma anche il signore anarchico, so 6 mesi che aspetta. Il cittadino incazzato mi dice, no, quello è dal 48 che sta lì. Dico, dal 48, dico, porca miseria, dico, come si dice mazzinianamente, pensiero e azione. Col pensiero si è arrivato subito che l'Italia era una fregatura. Dico, però con l'azione, dico, ancora non ha buttato sta bomba. Poi mi guardo intorno, c'è un sacco di gente, alcuni seduti per terra che parlano, discorsi difficili, scrivono, barboni pure loro, e poi un sacco di bottiglie, di che quelli lì, dico, chi sono i più ubriaconi? No, lui mi dice, no, sono Brigate Rosse, Banda 22 Ottobre, roba del genere. Mi dice, sai, sono arrivati qui alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, con le Molotov, erano proprio i primi, insomma. Poi, sai com'è, mi dice, qui il tempo passa in fretta, fa fresco d'estate, fa caldo d'inverno, si mangia bene, parla, chiacchiera, insomma passano i giorni, i mesi, gli anni. Alla fine la benzina delle Molotov è svaporata, con quello che costano adesso i carburanti, non se lo possono permettere di riempirle. Hanno pure chiamato gli Intillimani per fare un concerto di sottoscrizione, sono venuti gli Intillimani, però sai che sono cileni, hanno il poncio, qua senza giacca non si entra. Poi vedo che da una parte c'è un signore, pure lui sembra vecchio, magro, alto, un po' un principe. Pare un arabo, vestito proprio da arabo, dico, e quello dico, chi è quello? Lui mi dice, quello? Quello è Bin Laden, dico, Bin Laden qua dentro? Dico, ma fanno entrare Bin Laden?
Dico, ma è pericoloso. Dice, tanto, entra dell'Utri, non entra Bin Laden. Dico lui, dico, Bin Laden, dico, che bomba c'ha, che ha portato? Ah, pare che sia una roba chimica, ma non ci credo nessuno. Bin Laden lì fermo da una parte, dico, cercato dai polizie di tutto il mondo, è stato braccato dalla burocrazia italiana. E dico al signore incazzato, al cittadino, dico, ma... Dico, lei che ha portato? Lui mi dice, ma io sono un tradizionalista, un conservatore, io dinamite. Mi dice, tu che c'hai? Dico, io che ho portato? Io c'ho una bomba di mio nonno, l'ho trovata in giardino, scavando, però ma, mi sa che manco esplode. Dico, però poi, peraltro, io non è che la voglio buttare per un fatto di protagonismo. Cioè, se la butta un altro, io mi associo, eh. Per esempio, se la butta l'anarchico, io sono pure contento, mica passo avanti all'anarchico. Dico, sono rivoluzionario, ma sono mica una persona sgarbata, maleducata. Il cittadino incazzato mi dice, l'anarchico. Sono più di 50 anni che sta qua, non si ricorda più manco da messi i fiammiferi, figuriamoci se si ricorda per quale motivo voleva buttare la bomba. Dico, ma non so io, se sta qua dal 48, evidentemente è stato un partigiano, illuso, no? Dalla Repubblica, la democrazia, ci è rimasto male, un operaio che occupava le fabbriche, poi è arrivata la cenere di scelba, botte, bastonate, morti per strade. Dico, lo capisco che uno si incazza. Dico, ma pure le Brigate Rosse, porca miseria, dopo il 12 dicembre del 69, uno sbrocca, uno perde proprio il lume della ragione, ma pure Bin Laden, capisco pure Bin Laden. Dico, perché non la butta lui la bomba? Il cittadino a incazzarmi, guarda, dice, perché non la butti tu? Sono 6 mesi che ne parliamo. Dico, ma che 6 mesi? Dico, saranno 10 minuti. Lui mi guarda, mi dice, no, sono 6 mesi, qua il tempo passa in fretta. Infatti mi tocco la faccia, c'ho una barba grossa così. Poi mi guarda, mi dice, adesso è già un anno. Mi guarda un pochino al di sopra del naso, degli occhi, e mi tocco, mi sto pure stempiando. Dice, qui il tempo passa in fretta, non ti accorgi. Poi ho detto, si sta bene, lo vedi, quando entri non schiede più nessuno. D'estate fa fresco, l'inverno fa caldo, adesso passano pure con la cena, costa un cazzo qua la cena. Me lo guardo, il cittadino incazzato, e c'è qualcosa di buffo. E dico, ma certo, ma... Dico, la giacca, gli dico, lei c'ha una giacca strettissima. Lui mi dice, ma sai, qua appena sono arrivato, senza giacca non si entra, mi ha fermato il portiere, mi ha dato una 46, io porto la 54. Dico, ma a me ha dato una 54, io porto la 46, dico, almeno scambiamoci le giacche. Infatti, ci scambiamo le giacche, e adesso, diciamo, con le giacche della nostra taglia, della nostra misura, facciamo tutta un'altra figura, anzi, siamo pure belli, con ste barbe, folte, con le bombe in mano, sembriamo proprio rivoluzionari. Peccato che lo sembriamo soltanto. E poi mi riguardo gli altri, i rivoltosi, i rivoluzionari, gli arrabbiati, gli incazzati, gli offesi, gli umiliati, gli ex, i post. Mi riguardo e ci abbiamo tutti qualcosa in comune. Adesso non so se è, diciamo, lo stesso ideale, la stessa rabbia, ecco, oppure semplicemente la stessa sconfitta. Però siamo tutti fermi, immobili, ognuno dentro al suo buco. Dall'altra parte, pure la mosca in 1 milione di anni non ha imparato a difendersi dal ragno. Siamo le mosche silenziose, noi siamo le bestie più noiose, e non per caso sopra il naso noi sappiamo passeggiare. Sì, grazie per avermi invitato, io volevo soltanto dirvi di stare attenti! State attenti! State attenti! State attenti! State attenti! C'è un sacco di gente in giro, state attenti! Viaggiate, ma state attenti! Piano, eh! State attenti, piano! Piano! Tu con la moto, piano! Mannaggia! Lei parla bene perché sta a casa. State attenti! No, pulite, ma... State attenti. Pronto? Sì, dovete stare attenti. State attenti! State attenti! State attenti! Aia, ecco, attento, eh? State attenti! Ma come, perché? Ma che domanda è? Dovete stare attenti! Io fossi in voi starei molto attento! No, voi non capite. State attenti! Io non so più come dirvelo di stare attenti! Dunque, non è successo un cazzo. È tutto come prima. A parte qualche problema tecnico, il mondo è rimasto come era fino a ieri, l'altro ieri, e così via. Dunque possiamo affermare che il mondo non è finito? No.
Secondo me il mondo non è finito stasera, ma per il semplice fatto che il mondo era già finito. Il mondo era già finito tempo fa. Noi non ce ne siamo accorti, probabilmente è finito che noi stavamo dormendo, no? Era finito nel sonno e noi non ce ne siamo accorti. Probabilmente gli organi di potere, gli organi di stampa lo sapevano, ma hanno tenuto coperta la notizia perché era interesse di molti far credere che il mondo ancora esistesse, no? Perché ammettiamolo, diciamoci la verità, era interesse di tutti che il mondo esistesse, ma in realtà il mondo è finito. Ma non stasera, il mondo è già finito da un pezzo! Stanno andando le repliche. Questo mondo che stiamo vivendo è una replica. Io l'ho già visto. Fateci caso. C'è la crisi come nel 29. I tedeschi antipatici come nel 38. E il nuovo singolo di Max Pezzali è "Hanno ucciso l'uomo ragno", esattamente come 20 anni fa. Stanno andando le repliche. Stiamo vivendo un mondo in replica. Ecco. Un Berlusconi replica del 94 che ripete le cose del 2006, una replica nella replica, una replica sofisticatissima, una replica matriosca. Ma l'indizio forse più clamoroso che il mondo è finito c'è stato giusto pochi giorni fa ed è stato al funerale di Riccardo Schicchi, il produttore pornografico. Il funerale di Schicchi si è tenuto qui a Roma, all'EUR, e c'era un fotografo in quel funerale che ha immortalato i momenti più intensi di quella cerimonia, fra cui questo. Ecco, Cicciolina che fa la comunione. Cicciolina che prende in bocca il corpo di Cristo. Lo vedo solo io? È un pompino, signori! Un signor pompino, tra l'altro! Ragazzi, dopo le pompe ai cavalli, Cicciolina è passata a fare le pompe a Cristo! Più finito così il mondo, signori! Questa è davvero la fine del mondo! E tra l'altro si capisce che è la fine del mondo perché voi direte: ma come? Ma che cosa sta dicendo in questo momento? Signori, è finito il mondo, cosa volete che mi facciano per queste blasfemie che vi sto dicendo? Nulla, il mondo è finito, quindi rilassiamoci. Tra l'altro, voglio dire, Cristo è uno e trino, quindi in questo momento Cicciolina ne sta prendendo tre in bocca, quindi complimenti, altro che Deep Throat, è una roba eccezionale. Inoltre, voglio dire, non mi soffermerei a lungo sul prete, ma almeno una annotazione, insomma, se la merita, perché voglio dire, il prete si trova di fronte, davanti, no? Cicciolina a bocca aperta e manda avanti il corpo di Cristo, non ne approfitta lui? Cioè, è assurdo. Scommetto che se Cicciolina fosse stata minorenne non avrebbe ceduto il posto. Eccolo qua, signori, eccolo qua. La prova che il mondo è finito. Più di questo, oltre a questo, cos'altro volete? Dunque, signori, il mondo è finito, ma noi no. Noi dobbiamo andare avanti in questo mondo replica, in questo mondo post-atomico, post-apocalittico, anche questo sollievo, questa speranza che ci avevano dato quest'oggi era vana. No, non è finita qui, non per noi perlomeno, è come se i concorrenti della casa del Grande Fratello restassero nella casa, ma la casa andasse via. Questo è il nostro destino attuale. Signori, dovete, mi dispiace per voi, ricaricare la sveglia, quella di domani mattina, perché domani alle 7 si torna ad alzarsi di nuovo tutti quanti. La trasmissione è finita, il mondo riprenderà il più presto possibile. Buonanotte.